Buongiorno a tutti. Oggi, che è il 25 giugno 2018, mi trovo a Firenze, presso l'azienda ospedaliera Universitaria Careggi. Mi trovo in compagnia della dottoressa Silvia Gasperoni, un riferimento fondamentale in Toscana per tutti i nostri pazienti di GIST. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Dottoressa, senta, io entrerei subito nel vivo delle domande e le chiederei di illustrarci velocemente e di spiegare ai nostri pazienti quali sono gli studi attualmente aperti in questa struttura, se c'è qualcosa che inizierà a breve e i requisiti che devono avere i pazienti per poter essere arruolati. Intanto grazie a voi per l'opportunità di potervi illustrare quelli che sono i trattamenti sperimentali nell'ambito di studi clinici attualmente in corso presso il nostro centro. Siamo in collegamento con l'Italian Sarcoma Group nell'ambito dello studio di fase 2 Registry, dove i pazienti in prima linea con tumore GIST che non abbiano mutazioni espresse per KIT e PDGFRA, quindi pacienti che definiamo wild type, possono essere randomizzati, quindi inseriti casualmente, questo significa random, all'interno di uno studio che assegna il trattamento ad imatinib verso il trattamento con regorafenib. L'obiettivo di questo studio è quello di valutare il disease control rate, quindi il tasso di controllo di malattia con l'uno o con l'altro farmaco. Al momento non abbiamo pazienti inseriti all'interno dello studio, anche perché è molto anche difficile screenare pazienti che effettivamente siano wild type. L'analisi mutazionale che screena i malati spesso individua pazienti che magari hanno delle mutazioni che vengono individuate con minor frequenza e quindi il vero wild type è tuttora molto difficile da individuare. Mentre siamo in fase di approvazione con il nostro comitato etico per un protocollo molto atteso, che è uno studio di fase 3, quindi uno studio già più avanzato in termini di studi clinici, perché è un randomizzato che testa in pazienti ritrattati con 2, 3 o anche 4 linee di terapia il farmaco avapritinib, quindi il BLU-285, verso il trattamento standard che in questo momento è il regorafenib. E l'obiettivo dello studio in questo caso è valutare la sopravvivenza libera da progressione. I pazienti quindi anche in questo caso vengono randomizzati e poi vengono seguiti con rivalutazione strumentale codificata dal protocollo per vedere il paziente che risponde, per quanto risponde, e su questo poi correlare appunto anche l'analisi della sopravvivenza. Lo studio, come dicevo, in questo momento è all'attenzione del nostro comitato etico e quindi siamo in attesa di avere l'approvazione. Mentre non farmacologico, abbiamo uno studio osservazionale epidemiologico, che è una sorta comunque di registro che teniamo per i pazienti della nostra struttura, per cui vi è la possibilità, attraverso consenso informato o scritto, di poter raccogliere tutte le informazioni cliniche dei pazienti che seguiamo presso il nostro centro, per poter collezionare quindi tutti i dati clinici e biologici della malattia, data la necessità di avere sempre più informazioni su questo tumore raro, al di là anche di studi clinici di ampia scala che sono sempre più difficili e costosi anche da condurre e da sostenere. Grazie mille, dottoressa, è stata chiarissima. Io vorrei anche chiederle di spiegarci bene in cosa consiste il registro toscano delle malattie rare e come opera il gruppo oncologico multidisciplinare di cui lei è coordinatrice. Quindi come funziona, quali specialisti coinvolge e da chi è composto. Perfetto. Allora, è forse una peculiarità della regione toscana quella di aver voluto inserire il GIST ormai nel 2010 all'interno della rete malattie rare regionale
che nel registro toscano trova, diciamo, la sua espressione sia come raccordo della rete, ma anche proprio come registro epidemiologico, per cui tutti i nuovi casi che vengono visti in oncologia, ma a livello regionale, vengono inseriti dai centri abilitati e abbiamo quindi una fotografia aggiornata in tempo reale dei pazienti che hanno la diagnosi di GIS sia al primo accesso nelle oncologie sia nei vari controlli. Quindi l'importanza del registro è anche finalizzata al fatto che questo permette un monitoraggio, diciamo, regionale della distribuzione della casistica a livello territoriale e non ultimo è stata anche, diciamo, la fonte ufficiale utilizzata dalla Regione Toscana per la selezione dei centri candidati all'endorsement ministeriale per la call europea delle reti europee tumorali. Per quanto riguarda invece il gruppo oncologico multidisciplinare, questo non è altro che diciamo, l'espressione di un lavoro di squadra che è cominciato diversi anni or sono, che ha visto ormai nel 2008 costituirsi un gruppo multidisciplinare all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi, che ha lavorato nel produrre anche delle linee guida prima aziendali e poi regionali e che è composto da tutti i professionisti specialisti che entrano nel percorso della patologia. Si riunisce il GOM aziendale in contemporanea con il GOM del gastroenterico superiore e inferiore, insieme al GOM dell'epatobilio pancreatico, insieme al GOM dell'esofago in momenti diversi del mese. Questo perché vogliamo che tutti i professionisti per la sede anatomica in cui il GIS si manifesta siano presenti alla riunione, oltre ad avere il radiologo, che è poi il professionista con il quale noi rivalutiamo le immagini, la risposta ai vari trattamenti, o con il quale poi condividiamo anche l'indicazione almeno a effettuare la procedura biottica. In più il GOM di recente, nell'ultimo anno, si è esteso all'area vasta, per cui avendo codificato un percorso diagnostico-terapeutico aziendale e di area vasta, abbiamo l'opportunità una volta al mese di rivalutare i casi che vengono visti dai colleghi oncologi, radiologi, chirurghi, endoscopisti dell'area vasta e quindi poter estendere anche il gruppo di consenso alla diagnosi ad un gruppo molto più vasto di professionisti. Ok, penso che sia tutto chiaro e che sia proprio anche l'esempio di come è importante per poter affrontare questa patologia che ci sia una multidisciplinarità, quindi più specialisti uniti tra loro proprio per poter offrire il percorso terapeutico migliore. Direi che è tutto, dottoressa, la ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vedremo al prossimo aggiornamento. Grazie a voi, buonasera.